saluto pure, mi rimane adesso fare i complimenti, le congratulazioni al sindaco per la sua, diciamo, elezione del secondo mandato, un augurio sincero agli assessori, al vice sindaco, al capogruppo di maggioranza, a tutti i consiglieri di maggioranza e anche ai consiglieri ovviamente dell'altro gruppo di minoranza, Vecchiano Civica. Con il capogruppo Roberto Sbraggio. Spesso ci limitiamo solamente a questi complimenti, assessore, sindaco e capogruppo. Ci dimentichiamo però di alcune figure importanti che in questo Consiglio Comunale sono entrate, due ragazzi giovanissimi, la signorina Andreoni e Fabris, che sono le persone giovani di questo Consiglio Comunale, a cui io voglio fare, oltre che gli auguri e i complimenti, li voglio complimentare per il loro coraggio, perché oggi avere ragazzi giovani in politica credo che è una cosa molto importante, è rara, è veramente rara. Perciò bravi ragazzi, ovviamente, e vi ringraziamo come cittadini prima che come consigliere comunale. Benissimo, nulla, abbiamo concluso una campagna elettorale bellissima, una campagna elettorale entusiasmante, soprattutto per noi che veramente rappresentavamo la vera lista civica. Noi non avevamo legami con i partiti, noi abbiamo avuto grosse difficoltà, immaginate voi che siete navigati nella politica. Noi abbiamo avuto le difficoltà a presentare la lista perché non avevamo l'organizzazione che avevate voi, e questo non vuole essere un torto, un'accusa, assolutamente. Abbiamo avuto problemi di trovare poi i candidati, chi si voleva candidare, l'autentica. A noi non ci ha autenticato la politica, a noi ci ha autenticato un avvocato a pagamento, pagato da noi. E questo ci rende molto orgogliosi, orgogliosi nell'andare avanti. Noi abbiamo fatto la campagna elettorale non con dei ministri, nemmeno con i deputati, non sono venuti europarlamentari. Noi abbiamo fatto, per noi gli europarlamentari e i deputati sono stati i cittadini di Vecchiano. Parlavamo con loro, ascoltavamo di cosa avevano bisogno, perché ci dovevamo fare pure un'esperienza, perché eravamo nuovi. Io ho avuto un'esperienza di consigliere comunale, ma in un altro comune, che me la porto nel cuore per sempre, che è il comune di Ponsacco, e che saluto veramente i cittadini che sono collegati, voglio dire, e qualcuno è pure qui presente, e ovviamente che sono collegati per via YouTube. Perciò è stata un'esperienza bellissima, è stata un'esperienza, voglio dire, sentita, che ce la porteremo dietro anche questa. Noi, il nostro obiettivo non è ovviamente cambiare il piano, perché saremmo veramente degli sciocchi. Noi innanzitutto incominciamo a ringraziare quei 5-400 rotte persone che ci hanno votato liberamente, come ovviamente tutti voi. Noi sapete benissimo che per 48 voti non abbiamo preso il secondo consigliere. Bene, un messaggio che gli voglio mandare alla politica, nei nostri pisani vicini, che prima di giudicare i corpi civici che scelgono in politica, ci pensano un attimino, perché noi siamo stati battezzati prima della presentazione della lista, ci stimavano intorno a 70-80 preferenze. 70-80 preferenze l'abbiamo presi, perché ne abbiamo presi 400 errori e siamo dovuti passare dai 70. Questo è quello che gli vogliamo dire a quei politici. Poi a voi politici tutti quanti, perché non vi parlo nemmeno voi, ricordatevi che gli europarlamentari e i deputati facciamoli vedere anche durante i 5 anni di amministrazione comunale. E non solamente in campagna elettorale. Questo è un suggerimento che mi permetto di fare a voi della maggioranza, in particolare. Il sindaco ovviamente ci ha aggiustato il programma, è un programma ambizioso. Noi ci auguriamo che questa seconda mandata, sindaco Angori, a cui io ti faccio veramente gli auguri particolari, a te e a tutta la tua famiglia che conosco dal primo giorno che sono arrivato su questo territorio, mi auguro che sia veramente un'amministrazione non di routine e non di ordinaria amministrazione. Capisco che hai avuto le difficoltà del Covid, hai avuto tante difficoltà, però cerchiamo di metterci una marcia in più, fondamentalmente, non soprattutto per questi cittadini. Il nostro obiettivo è anche quello di avvicinare le persone alla politica. Il primo partito in Italia, città come Roma, città come Milano, la mia Calabria, che vota solamente il 30%. Noi che abbiamo deciso di fare politica sia dalla parte partitica e sia dalla parte civica, ci dobbiamo sentire una grande responsabilità addosso. Noi dobbiamo parlare con i cittadini,
Noi li dobbiamo riavvicinare alla politica, con modestia. Noi non abbiamo la verità in mano, noi abbiamo la passione di fare politica. La verità in mano non ce l'abbiamo. Allora, di conseguenza, mettiamoci a lavorare anche su questo, perché senza i cittadini, senza di loro che ci danno fondamentalmente un aiuto e un supporto, credo che anche il più bravo è limitato a fare determinate cose. Benissimo. Come, voglio dire, programma, anche noi abbiamo avuto e abbiamo presentato un programma. È normale che non abbiamo vinto le elezioni e il nostro programma non lo possiamo mettere, voglio dire, è una democrazia, questa è una cosa normalissima. Noi abbiamo puntato tantissimo in questi anni sulla sanità. Noi abbiamo un centro, un distretto, ex ospedaletto come viene chiamato, di grande importanza, anche sotto il profilo affettivo. Tanti miei coetanei e tante persone che sono in piazza e non solo, sono nati in quel distretto. Perciò quel distretto noi lo dobbiamo, giustamente come diceva il sindaco, ma veramente potenziarlo, caro sindaco Angori, seriamente, perché ha tutte le condizioni per poterlo potenziare. Anche perché sappiamo bene che la costruzione dell'ospedale di Cesanello, che questo ben venga, logisticamente ha penalizzato il comune di Vecchiano, voglio dire, per un discorso logistico. Noi prima ce l'avevamo prima il pronto soccorso, adesso dobbiamo attraversare tutta la città. Ecco, i presupposti ci sono, perciò se dobbiamo andare ai tavoli regionali e non solo, ci andremo a battere i pugni, perché per noi, in cuore per Vecchiano, l'ospedale e la sanità, l'ospedaletto e la sanità vecchianese è un punto importantissimo. Un punto importante non può essere che l'ambiente. Noi siamo circondati, noi siamo invidiati come paese. Questo è uno dei paesi più belli, io l'ho scelto per vivere, perciò voglio dire, c'è poco da dire. Voi siete nati, io l'ho scelto. Abbiate pazienza, cioè voglio dire, questo valore datemi un attimino. Ecco, cioè, perciò di conseguenza questo è un paese, natura, mare, verde, lago, tutto. Logisticamente a due passi dall'autostrada, chi ce l'ha questa fortuna nella provincia di Pisa? Nessuno, perché? Perciò di conseguenza la sicurezza, noi dobbiamo mettere i nostri cittadini in sicurezza, ma seriamente, le telecamere sicuramente sono servite, serviranno, ma abbiamo bisogno di altri supporti, come fondamento abbiamo detto. È un paese agricolo. Gli agricoltori li dobbiamo abbracciare, li dobbiamo veramente sostenere e dobbiamo saper ascoltare di cosa hanno bisogno. Bene, non per ultimo il discorso dello sport. Noi qui abbiamo mamme che per mandare i figli a fare un'attività ludica, sportiva, devono fare decine di chilometri. Vecchiano non si può permettere di non avere un centro sportivo. Ecco, questo, e qui abbiamo un professionista davanti a me, con il nostro futuro vice sindaco, ovviamente che sa benissimo di cosa io sto parlando. Non credo che sto dicendo delle cose astratte, non sto dicendo voglio portare, voglio dire che sia cosa. Stiamo parlando, perché poi i tre programmi, se li andiamo a vedere, si sovrappongono, non è che voglio dire, no, cioè, nel senso, no, non lo so, sì, alcuni punti. Poi giustamente, come diceva Strage, dipende come uno le cose le vuole fare, però voglio dire, il concetto è questo. Bene, andiamo in conclusione, perché noi non vi voglio ovviamente stancare, però era giusto che mi presentavo, anche perché in campagna elettorale, abbiate pazienza, si è detto che io sono uno sconosciuto, che non mi conoscevate, perciò sindaco Angori, se mi deve concedere altri due minuti, concedimi, perché è stato detto che io ero uno sconosciuto, che non si sapeva da dove arrivare, che si è piovuto, non piovuto, alluvionato, insomma, e via dicendo. Solo questo che mi avete visto. E sicuramente non troverete la sorpresa, io non devo fare carriera politica, non dobbiamo fare ascese politiche verso nessuna parte, piace la politica e fondamentalmente saremo vigili, faremo una posizione dura quando c'è da fare, ma quando mi proporrete cose importanti io non farò opposizione ideologica, non farò opposizione personale, perché per me siete cittadini di Vecchiano, uno migliore di un altro. Perciò la mia politica e la politica di un cuore per Vecchiano sarà basata sotto questi principi. Questi saranno i nostri principi. Per quanto riguarda il vostro piano, posso fare anche la dichiarazione di voto, se, oppure dopo, ditevi voi. Beh, sul discorso del piano programmatico, onestamente, io devo rispettare il vostro programma. Rispettare per quale motivo? Rispettare per la cittadinanza che vi ha votato. Voi avete vinto le elezioni, punto. E bisogna prendere atto. Ciò vuol dire che il programma ha convinto il 40-50% della popolazione, così che gli altri programmi non sono stati convinti, non hanno convinto la cittadinanza. Perciò io rispetto
fondamentalmente a questo punto io ve lo rispetto, è normale, e non ve lo voto contro. Non mi potete dire di votarvelo a favore, perché se no venivo con voi, mi candidavo con voi e facevo l'assessore alla sanità. Voi dite no, no, scusate. Allora il punto è un altro. Noi, come un cuore per Vecchiano, ci asterremo a votare il vostro programma, ci asterremo per un semplice motivo, perché quando presenterete punto per punto la situazione, valuteremo al momento opportuno e lì, appunto, se c'è da votare, come ho detto prima, a favore si vota, se c'è da votare, appunto, contrario si vota. Vi ringrazio, grazie veramente di cuore e buona giornata. Grazie a tutti.